Allora, hanno ottenuto voti. Sentite il libro, Arduino, sentite il libro, Arduino. Arduino, Arduino, e sentite il libro. C'è il Mignani Gabriele, c'è il Mignani Gabriele. Perché vede l'unità dell'opposizione. La forza. Se ci prende due, si prende le cose. Allora adesso bisogna votare per i supplenti. Allora, stessa mente al cambiamento. Ti metto a te come soldato. Dopo ci stanno un'altra volta. Hai votato? Anche qua bisogna votare? Allora, la minoranza deve esprimere un nominativo e la maggioranza ne deve esprimere pure uno. Andiamo avanti. Sesto punto all'ordine del giorno. Indirizzi per la nomina di, per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti comunali presso enti, aziende ed istituzioni. Allora, ditemi questi enti. Quali è? La
Allora, questo è di aziende e istituzioni, no? Allora, per esempio, riguarda le partecipazioni del comune presso enti sovracomunali, che potrebbe essere, che ne so, l'ente d'ambito sociale, oppure il consorzio dei rifiuti, oppure la SASI. Ogni volta che questi enti si riuniscono, fanno le loro assemblee, praticamente ogni comune aderente dovrà inviare un rappresentante. Questi rappresentanti li nomina il sindaco. Però per diciamo, il consiglio gli fornisce gli indirizzi, cioè sui requisiti che questi rappresentanti devono avere per poter partecipare a queste riunioni. E praticamente la proposta è la seguente, cioè la scelta dei rappresentanti deve avvenire nel rispetto dei requisiti voluti dagli statuti e dai regolamenti dell'ente. Se la nomina cade su persone che non rivestono lo status di consigliere comunale, questi dovranno sempre avere i requisiti per essere nominati consiglieri comunali. Poi chiaramente, come li può nominare, il sindaco li può anche ritirare, revocare la nomina. E quando si può verificare questa ipotesi? In tre casi: quando per esempio vengono meno i requisiti per la nomina consigliere comunale, oppure per la mancata partecipazione a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, o anche per disinteresse manifestato da questa persona nei confronti dell'ente rappresentato. E poi tutti gli atti di revoca dovranno essere comunicati al consiglio comunale. E questi sono gli indirizzi che il consiglio fornisce al sindaco. Se siete tutti d'accordo, votiamo, votate. Quindi dobbiamo fare i nomi? No, i nomi poi tu li puoi nominare, però il consiglio adesso ti fornisce gli indirizzi. Va bene, quindi la segretaria è stata chiarissima, io passo, se non ci sono osservazioni, quindi passerei al voto. Chi è favorevole? I contrari? Una mia. Va bene, passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno, che è la presentazione delle linee programmatiche di governo relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Praticamente qui ora dovrei ripetervi quello che è il programma che noi abbiamo presentato a inizio campagna elettorale. È chiaro che il nostro programma rimane, noi cercheremo come sempre di impegnarci fino in fondo al fine di realizzare quanto abbiamo messo per iscritto sul programma. Ci rendiamo conto della difficoltà dei tempi, anzi in particolar modo adesso. Purtroppo il nostro paese sta attraversando un periodo non bello, abbiamo diversi problemi, e quindi ecco, pure come indirizzo di programma, il primo impegno che noi ci proponiamo appunto di fare, lo abbiamo messo anche per iscritto, è la difesa del lavoro, dei posti di lavoro esistenti. È chiaro che sarebbe bello anche dire che vorremmo creare altri posti di lavoro, noi ci tenteremo in tutti i modi, cercheremo di attrarre nuove attività con tutto ciò che però ci sarebbe anche da dire. Ovviamente noi, ripeto, ci impegneremo da questo punto di vista, quindi il lavoro, la difesa del lavoro come primo punto del nostro programma. Abbiamo parlato anche, ad esempio, di un altro problema che abbiamo qui a Canosa, cosiddetto, uso un termine che racchiude un po' tutto, il sociale. Purtroppo, ecco, anche grazie ai tempi e alla crisi che tutti quanti stiamo vivendo, dobbiamo impegnarci un pochino di più sul sociale. Purtroppo sempre più famiglie cominciano ad avere problemi di sussistenza, insomma problemi seri.
quindi l'amministrazione comunale lo abbiamo messo anche nel nostro programma. Dobbiamo fare di tutto per cercare di essere vicini a queste famiglie meno fortunate. Poi ci impegneremo anche su altri punti, se vogliamo parlare di opere pubbliche, le conosciamo a memoria, sappiamo cosa sin da adesso, dove vogliamo andare a parare in futuro. Quindi vogliamo chiudere con i marciapiedi dove mancano attualmente, come prima cosa, quindi via del Portone, la famosa traversa lì di via Valli, per ricollegarci poi all'altro marciapiede. E dobbiamo intervenire immediatamente sul cimitero per i problemi noti che sapete, tutte cose che faremo, anzi che già stiamo facendo. Se ci ritorniamo al cimitero, si apriranno le buste a breve per l'appalto. Poi abbiamo in mente ancora altre opere. Un'opera importante è quella di rimettere a posto, ve lo dico molto francamente, l'impianto di pubblica illuminazione, perché fa acqua, tra virgolette, da tutte le parti. Abbiamo un impianto che è letteralmente, non so che termine usare, però... antiquariato. È un po' antiquariato, quindi andrebbe rinnovato. L'antiquariato a valore, questo è il problema. Stiamo tutti i giorni a fare rattoppi, ma lì oramai siamo arrivati al punto che bisogna intervenire drasticamente. I soldi sono tanti quelli che ci vogliono, però è un lavoro che dobbiamo fare immediatamente. Come amministrazione poi abbiamo un altro problema che ci incombe e che io sto seguendo da diverso tempo, è quello del calo demografico. Purtroppo stiamo scendendo in maniera inesorabile. Il motivo lo conoscete da soli, muoiono sempre più anziani e nascono sempre meno bambini. E quindi l'indice cala inesorabilmente. L'amministrazione in questo caso, come già sapete, ha in mente di mettere in atto delle iniziative che potrebbero essere utili a, come dire, a invertire questo trend negativo. E quindi da questo punto di vista vorremmo premiare le coppie giovani che dovessero venire ad abitare o a fare casa, a costruire casa qui a Canosa. È un progetto che già sta andando avanti e che porteremo avanti. Poche rimangono. Poche rimangono. Insomma, dobbiamo cercare di fare in modo di farle rimanere in paese. È chiaro che poi tutto questo discorso si riaggancia sempre al primo punto che ha tirato fuori, cioè al lavoro, perché se il lavoro sta qui a Canosa, il giovane rimane a Canosa. Però è pure vero che se dovesse trovare lavoro a Pescara, Chieti, Ortona, qua vicino, oggi con le vie di comunicazione che abbiamo, 20-25 minuti, insomma, uno può benissimo abitare a Canosa. Quindi il nostro impegno primario è quello di mettere a disposizione di questi giovani tutte quelle comodità e quelle cose necessarie affinché oggi una famiglia giovane rimanga qui a Canosa. Torno un attimino al lavoro, mi riaggancio brevemente, il lavoro viene anche creato con degli incentivi, lo abbiamo detto anche in campagna elettorale, lo abbiamo ricordato anche nel nostro programma, e andremo a incentivare chi deciderà di venire a intraprendere qui a Canosa. Dalla grande industria ipotetica, non è fantasia la mia, almeno spero, ma ci riferiamo anche alla piccola cosa artigianale, sicuramente tireremo fuori delle iniziative che andranno appunto per questo senso. E diciamo che in linea di massima poi continueremo a fare sempre le solite cose che in questi 5 anni ci hanno contraddistinto. Cioè ci impegneremo sempre con la cultura, noi sulla cultura come sempre ci impegneremo al massimo perché ci rendiamo conto che lavorando da questo punto di vista facciamo un investimento per i futuri giovani, i futuri amministratori, i futuri canosini. Quindi grossa importanza per quanto riguarda cominciare proprio dall'asilo nido che abbiamo aperto in questi 5 anni e che continuerà ad andare avanti, importanza alla scuola materna, importanza alla scuola elementare, c'è l'assessore della cultura che prenderà in mano la situazione
e quindi saranno a possessore, come si dice, a seguire tutte queste iniziative, comunque veramente importanti. Poi un'altra iniziativa che sta muovendo i primi passi e che prima o poi vedrà la luce, dobbiamo aumentare la sicurezza sulle nostre strade e dentro le nostre case, quindi ci siamo capiti, abbiamo in mente di mettere su una rete di videosorveglianza, lo abbiamo detto pure in campagna elettorale, abbiamo già dei progetti, li stiamo valutando, prima o poi insomma prenderemo anche questa decisione. E io a questo punto mi fermerei qua perché è inutile insomma ora ripetere tutto il programma e tutte le cose che abbiamo in mente. Io appunto concluderei facendo un piccolo appello a tutti quanti voi e lo dico in maniera molto onesta a tutti quanti noi, perché io l'ho sempre detto, lo dissi 5 anni fa e lo dico pure oggi. Il Consiglio Comunale è formato da 10 persone. Io per la mia forma mentis dividerci in maggioranza, minoranza, secondo me non avrebbe nessun modo. Io qui davanti a me vedo un gruppo di 10 persone, questo gruppo è formato da persone serie, da persone mature, che hanno deciso appunto di impegnarsi e lo hanno fatto liberamente, e quindi si impegneranno al di sopra di ogni persona. Qui la cosa che tutti quanti abbiamo a cuore è il bene del nostro paese. Quindi vi invito ancora una volta ad impegnarci tutti quanti insieme, magari con il nostro modo magari di vedere le cose, con le nostre culture diverse, ma è bello, non dobbiamo essere tutti quanti uguali, no? Ognuno ha un'idea, si fanno i cosiddetti tavoli di concertazione, insomma alla fine si prende una decisione. Cioè questo è quello che io ho in mente e che spero di realizzare appunto in questi prossimi 5 anni. Per tale motivo vi chiedo una mano, vi chiedo un aiuto, vi chiedo di impegnarvi. 5 anni non passano velocemente, sono abbastanza lunghi. E quindi io vi dico che ci vorrà impegno da parte di tutti, lo ribadisco, e quindi chiudo con un grosso augurio alla maggioranza, alla nostra opposizione, ai signori dell'opposizione cosiddetta, però vale sempre quello che ho detto prima. Noi dell'opposizione, siamo pronti a dare una mano sempre ai fini del bene del paese, questo sia certo, perché quando una cosa va contro, no. Però c'è una cosa che noi dobbiamo sempre tenere in mente, cioè non fare tutto un fascio, però un po' di diversità tra la maggioranza e la minoranza ci deve essere un pochetto, perché il dialogo deve girare, la parola deve girare, perché se veniamo qua e diciamo tutto d'accordo, finisce la politica, finisce tutto, la gente non ci segue neanche. No, però, ma è così, la piccola diversità. Però noi dell'opposizione, siamo con la maggioranza, hai capito? Signor Sindaco, siamo con la maggioranza, però, cioè, il dialogo è di più. Ho detto prima, che ognuno è libero di pensare, deve essere cosa utile. Deve essere costruttivo, costruttivo e trasparente, è libero di dire la propria il dialogo democratico, questo sembra un fine, mi deve essere qua, ma proviamo la parola all'opposizione, ma proprio il cuore così si scatta. Va bene, facciamo anche altre cose, hai già detto altre cose. Dobbiamo votare il cosiddetto programma, chi è d'accordo? Sono i contrari, non ci sono, perfetto, unanimità. Aspettate un attimo. C'è? No, io credevo sotto. Io credevo portare sotto. Prego. Allora,
E a me è una cosa. Allora, vi leggo la comunicazione del consigliere appena convalidato Nicola Bruno. Io sottoscritto Nicola Bruno, nato a Canosa il 27 luglio 49, il residente in via Valli 69, mi dimetto da consigliere comunale per motivi strettamente personali. Ringrazio anticipatamente Nicola Bruno. Ora, in questo seguito, anche se non è previsto all'ordine del giorno, siccome le dimissioni sono immediatamente efficaci, quindi non hanno bisogno di presa d'atto, si può procedere alla surroga del consigliere, il primo dei non eletti della stessa lista, che dunque dal verbale dell'adunanza dei seggi risulta che il signor Minicucci, così con due preferenze, quindi voto di lista 87, e quindi qua si ripropone lo stesso discorso che è stato fatto per il primo punto, cioè i consiglieri devono verificare che il signor Minicucci sia in possesso di tutti i requisiti di elegibilità, candidabilità, e quindi si può fare la surroga, seduta stante, anche se non credo sia all'ordine del giorno. Quindi noi a questo punto prendiamo atto. No, devi votare. Prendo atto. Dobbiamo votare la dimissione di Nicola. No, la surroga. Dovete votare la convalida del consigliere Minicucci. Io lo so, bene, insomma, anche che è preso di un non conoscendo, non posso dire. Io, cioè, volendo si poteva anche, no, però anche se c'è un assegno favorevole va bene. Io lo conosco, io come persona lo conosco, non c'è nessun problema. Allora, mettiamo a votazione quindi la surroga per Minicucci Massimo. Dove devo andare io? Cioè, ho finito io. Signori, buon lavoro. Ciao. Vini maggiore. Vini maggiore, vedi, fa lo polizio a Torino. Il tipo del Ma non per avvenire. Quindi allora dobbiamo votare la surroga per Minicucci Massimo. Chi è favorevole? I contrari? Unanimità. Quindi praticamente
facciamola anche possiamo anche rimediata e seguibilità. Ok, unanimità. Quindi stavo dicendo, e per concludere, venicoci Massimo e consiglio. Bene, i punti all'ordine del giorno sono finiti. Abbiamo preparato un piccolo brindisi inaugurale e di mente offerto dalla signora l'opposizione pagherà. No, no, è stato l'opposizione non paga, chi ha vinto il nostro è stato offerto dalla signora Miccoli Anna Maria. Allora aspetta, diciamo che Miccoli Anna Maria ha offerto lo spumante e facciamo la questi è a no, no, quelli la prima. Quella è la questa è la sotto. Questa è la l'avevo preso io per l'evento che è rimasto. Ma questo è un braghetto. Questo è un braghetto, un boccio, per chi vuole. No, 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 non è vero. Non è che... Io l'avevo preso, ci puoi dare la vita. Salutiamo pure che ci ha